Ciao a tutti, sono Alvaro. Sono Rudina. Sono Willy. Sono Roberta, sono di Savigliano. Vengo dall'Albania. Faccio l'Ipsia, quinto anno. Io sono Miri. Abito a Marene. Vengo dall'Albania. C'è il quarto anno dell'IPC. Per gli amici sono Nico. Arrivo da Carmagnola. Io mi chiamo Gabriele. Di Benevagenna. Faccio l'IPC Pellico Saluzzo. Sono Redi. Sono al terzo anno di elettro. Sono da 11 anni qua in Italia. Vado a scuola a Fossano. Faccio l'Ipsia meccanica. E frequento ragioneria. In pratica l'ho scelta perché non avevo voglia di studiare. Faccio quarta IPC. Sono di Moretta ed è il secondo anno che faccio il Pirla. È il primo anno che faccio il Pirla Education. Per caso, perché un mio compagno non poteva più frequentare. Poi è il secondo anno che lo faccio. Quindi ho preso, diciamo, il suo posto. Ma molto interessante. È servito innanzitutto per crescere mentalmente. Mi ha portato a vivere esperienze fantastiche. Ho iniziato facendo il residenziale. Alcuni non erano molto convinti e quindi si sono tirati indietro. All'inizio ero un po' in soggezione perché non conoscevo nessuno. E poi avendo conosciuto tutti, alla fine mi sono sentita a mio agio. Non avevo mai riflettuto sulla fiducia. E sono riuscita a parlare di me. Conoscere nuove persone e... magari lasciare anche una traccia che sono passate. Mi ha colpito la voglia delle persone nel conoscersi, nel fare con voglia le attività, nel senso che nessuno si è tirato indietro. È stato difficile. Io ho fatto anche teatro, oltretutto. Ma anche un po' divertente, perché... Ho iniziato a conoscere nuove persone e a fidarmi di più. E penso che si possa lavorare meglio così. C'erano tante cose da fare, sono piaciute a tutti. C'è sempre stato tanto affiatamento tra il gruppo, eccetera. Diciamo che non se ne sono pentiti. Con i ragazzi delle medie mi sono trovata abbastanza bene. Io ho visto gente che comunque non era decisa e dopo l'incontro con noi... Non tutti erano interessati alla nostra scuola. Anzi, ben pochi. E c'è un ragazzo albanese e un altro marocchino. Sinceramente non so quanto l'abbiamo convinti. Comunque noi penso che abbiamo fatto il nostro meglio. Ho seguito una ragazza a scuola aperta il sabato. Ciascuno ha raccontato quello che pensava della propria scuola e penso sia andata bene. Abbiamo fatto un incontro con i ragazzi delle medie e i loro genitori. E c'eravamo anche noi, io ho portato mia mamma. E voilà, suo papà. Mia mamma ha raccontato l'esperienza che ha avuto con me e mio fratello, più con me ovviamente, e con quello che ho vissuto tra il passaggio tra medie superiori e da liceo all'IPC. E diciamo che del fatto di perdere la fiducia, che comunque non è una cosa bellissima. E quindi mi collego a quello che dici te, che comunque scegliere il percorso sbagliato da una parte può essere giusto, come dici te, perché nella vita è giusto sbagliare, però dall'altra parte è anche un qualcosa che ti fa perdere coraggio e fiducia in te stesso. Il compito di un peer è comunque dare fiducia ai ragazzi, indirizzarli in ciò che vorrebbero fare e fare in modo che si sentano a loro agio. Avere fiducia in se stessi è molto importante per trasmettere la fiducia agli altri, soprattutto in una scelta importante come nuove scuole e nuovi indirizzi scolastici. Sono arrivato in Italia in prima media. Sono arrivato alle medie. Il primo anno sono arrivato qua in Italia nel 2009. Ho cercato di abituarmi nell'ambiente. La scuola è stata un po' difficile per me, però ho avuto un po' di difficoltà a integrarmi tra gli amici. Di stare bene con i compagni, di imparare la lingua. Ho iniziato a fare un po' il furbo alle medie. Diverse materie sufficienti. Ho preso un po' di note sul registro, sul diario. Sono stato bocciato, come per dire. Sono stato bocciato.
secondo anno mi sono trovato molto bene, e ho trovato nuovi compagni, nuove amicizie. Non è stato come il primo, che avevo molto più paura. Alla fine di terza media dovevo fare la scelta. La mia scelta del superiore è stato difficile. È stata molto difficile. Ero abbastanza deciso. All'inizio ero indeciso tra... Perché io avevo anche in mente di fare un'altra scuola. Mio fratello ha fatto i Salesiani, quindi... E quindi per non sentirmi solo sono andato anch'io. Da prima volevo fare l'istituto, un qualche istituto artistico. All'inizio avevo la passione per la biologia marina, quindi mi sono iscritto allo scientifico. Quindi parlavamo delle varie scuole, però io pensavo di non riuscirci. Io perché sono stato influenzato da mia madre. All'inizio pensavo di andare a frequentare la scuola che c'è a Baggio, quella di Alberghiero, soltanto che a mia madre non piaceva tanto. Non ero molto sicuro di farlo, perché... Non voleva. Innanzitutto bisogna cercarsi di non farsi condizionare dalle scelte dei genitori. Poi mi sono sentito male per queste cose, là. Poi il problema è che ho riflettuto moltissimo su queste cose che mi hanno detto. Alcune persone che fanno ciò che dicono i loro genitori, che non è giusto perché la vita è tua. Però mi sarebbe piaciuto farlo. Penso e credo che tanti genitori comunque, anche se dicono di no, indirettamente spingono abbastanza i figli verso un indirizzo che magari piace a loro o che il genitore ritiene giusto per loro. Io alle medie non sapevo ancora bene cosa fare, ma cioè, un'idea più o meno ce l'avevo, però i miei genitori non erano d'accordo perché era un professionale. E loro mi dicevano che dovevo fare di più, che mi potevo permettere di fare di più. Secondo me i genitori devono proprio lasciare carta bianca ai figli e fargli quello che vuole. E se il figlio chiede aiuto ai genitori, loro devono darglielo. Però fin quando il figlio chiede aiuto. E mi hanno obbligato, ma quasi, a fare questa scuola. E io dal primo anno fino alle vacanze di Natale che... E i miei genitori l'ho ancora rifacciato. A me mi hanno fermato tanti professori alla scelta della scuola, perché quando ho detto che volevo andare a fare l'ITIS a Fossano, si sono quasi messi a ridere. Secondo me ce l'avevo la capacità di andare a quella scuola. Appunto perché la viviamo noi la scuola, dobbiamo anche poter scegliere la scuola che vogliamo ed esserne convinti. Non dico che il CNOSFAP è una scuola brutta, anzi, mi trovo anche bene, però penso che ci sarei riuscito anche a l'ITIS. E io, dopo che ho frequentato questa scuola, sono stato bocciato, diciamo, 2 anni consecutivamente, e ho deciso di cambiare. È quasi ovvio che i ragazzi non sanno cosa fare, che quindi sbaglieranno di sicuro, perché credo che sia quello che tutti noi abbiamo fatto. Io, quando avevo scelto la scuola, l'avevo scelta così un po' tanto per... Quando ero piccolo vedevo mio zio che faceva il programmatore e dicevo che bello, quando sarò grande mi piacerebbe fare quello, e tutti i miei film in testa. Nonostante non fosse adatta per me. Sei stato mal informato, quindi. No, no. Altre cose si sono messe in mezzo, che brillavano di più del programmatore, no? È giusto essere spaesati, è giusto che in terza media non sai che strada scegliere. Io non sono del tutto d'accordo perché... Volevo fare una scuola professionale, cioè avere un mestiere, e adesso sono sempre convinto. Non avere ben chiaro cosa si vuole fare è un male, perché sei influenzabile da tutto e da tutti e alla fine ti ritrovi a fare una cosa che a te magari non piace. Se tu parti già con l'idea che vai in una scuola che non ti piace, allora ti andrà sempre tutto storto. E se qualcuno forse mi avesse detto prima, meglio, guarda che quella scuola lì non fa per te, non è adatta,
così non avrei perso un anno. E boh, che poi mi sono divertito tutto, però... Anch'io ripiango di aver perso un anno. Vabbè, all'inizio mi pesava per altri motivi, cioè avere i compagni più piccoli, ripartire da capo, cioè delusa al massimo e tutto. Se avessi partecipato tipo al progetto Riuscire, forse avrei potuto spiegare a mia madre com'era difficile quella scuola per me e cambiare scuola al posto di perdere 2 anni così. Tra qualche mese avrei finito e potrei andare a fare quello che vorrei. Sarei più vicina ad andarmene da casa e tutto, invece ho ancora questo anno maledetto da passare lì dentro e mi dispiace. Io ho tanti compagni che all'inizio avevano scelto un liceo o scuole comunque più impegnative e poi si sono rese conto che non ce la facevano. Mio papà all'inizio era molto supportato, ma poi perché mio cugino gli ha detto una cosa, cioè i suoi 长辈还有就是说他的姐姐嘛就是想反正在意大利读了高中之后也找不到工作因为现在经济比较困难所以可能说不管是中国人还是意大利人他找工作都会有一定的难处他们认为读了高中也找不到一份好的工作也是要像那样子做酒吧之类的也是很劳累的读了高中也是没有用的所以他们就不想让我学继续学习 可是我认为他们这种想法是很错误，有很大的错误性。我姐她选择这个学校，可能是因为我也选了这个学校的问题吧。我姐姐嘛，她现在没有继续读书了。她刚开始的时候嘛，可能就说不想听他们的大人安排，有一次可能有一些就是说比较反抗嘛，因为。 如果照他这个年龄来的话，在中国他也是现在也应该读大学了，因为怎么说呢，在这里被脱掉了嘛，所以说他可能就是说突然之间就让他去做工，他也很不习惯。后来呢，就是说现在去做工作的原因，可能大部分还是因为家庭的问题。 Mi sembrava interessante poter dare un aiuto ai ragazzi più piccoli nel momento appunto della scelta. Penso che questo progetto sia un'ottima occasione per incoraggiarli in quello che vogliono fare, se vogliono farlo veramente. Indirizzare i giovani. Comunque aiutarli a scegliere il percorso giusto per il futuro. È proprio perché la scuola è importante studiare, perché se al giorno d'oggi non c'è studio, non c'è lavoro. Ho conosciuto delle persone che hanno abbandonato la scuola e è cambiato. Il mio compagno di classe aveva smesso metà anno per motivi familiari e io l'ho convinto a tornare a scuola perché perdere metà anno era una cosa stupida. Quest'anno mia sorella deve scegliere la scuola superiore e questa esperienza mi è servita molto perché comunque sono stata con lei perché era indecisa tra 3 scuole e non sapeva cosa fare, sono rimasta lì ad ascoltarla, a chiederle cosa gli piace come materia. Non solo impari a collaborare con altre persone. Ho imparato che essere un genitore è difficile, molto difficile. Comunque questa esperienza mi ha aiutato, non è che solo in questo ambito mi comporto in un certo modo, anche fuori, ma anche se è un'amica potrei anche aiutarla in questo modo. Abbiamo avuto troppo poco tempo di parlare con i ragazzi. Lo organizzerei molto più prima, cioè rispetto all'orientamento che avviene già nelle scuole medie, perché
perché ci siamo solo conosciuti a scuola. E non è inutile, per carità. Cioè, voglio dire, bisogna unire un po' tutti insieme. E se si fa prima, sì, perché comunque l'orientamento non lo fanno come lo facciamo noi. E magari anche più spazio per parlare di queste cose. Boh, visto che ne stiamo parlando tra di noi e sono cose giuste, sono cose vere, che le sentissero anche loro. Perché a scuola non puoi dire tutte queste cose. L'esperienza residenziale è stata bellissima. Mi porto un'esperienza utile, comunque l'anno scorso non l'avevo fatto. Non si riesce a ricreare quello che abbiamo vissuto lì dentro o fuori. Perché so che al di fuori poi non è così. Lascia una traccia addosso. Mi sembra di essere in un piccolo mondo. Cioè lì dentro sembra di essere in un incendio, poi esci fuori c'hai solo una bruciatura. Ovviamente quando sei un gruppo un po' più piccolo così, in questo caso è più facile rapportarsi con gli altri. Però questa bruciatura la riesci a usare, cioè serve per quello che facciamo. In tutto quello che fai comunque c'è un giudizio, c'è un pregiudizio, e qua dentro in questi 2 giorni non c'è stato. Tramite gli esercizi così ho potuto fidarmi di molte persone anche se non le conoscevo. Ho avuto più fiducia in me stessa e negli altri. La cosa che mi ha colpito di più è stato che ieri sera ci siamo seduti tutti in cerchio. Sono riuscita a raccontare dei fatti della mia vita che ritengo comunque privata. Non ho mai confidato a gente che non conosco. È stato molto bello perché ci faceva provare delle emozioni forti. Innanzitutto bisogna provare per superare la paura. Come dicevo, mi metto lì e dico una cazzata, invece non è così. Perché alla fine se ci pensi veramente, se ti viene veramente da dentro di dire le cose, ci riesci. Niente, mi sono un po' stupida di questo. È strano comunque ritrovarmi nuovamente di fronte a questo fuoco simbolico delle candele. Perché dell'anno scorso è stata l'esperienza più bella che abbiamo vissuto insieme, al di fuori delle attività, dei giochi che ci aiutavano a capire un attimino cosa dovevamo fare con i ragazzi della terza media. Invece questa è stata un'attività che forse ci ha fatto crescere, perché abbiamo imparato a capire che dietro una persona c'è una storia e non ti puoi basare soltanto sull'apparenza. Abbiamo imparato forse a conoscere le persone. Ci facciamo magari anche riflettere, regalare delle cose sensazioni agli altri, scoprire delle cose nuove su di noi stessi che magari avevamo perso sentimentalmente. Non ci rendiamo conto delle piccole cose, dei valori e delle persone che stanno accanto.
sembra una cosa piccolissima aiutare un ragazzino ad andare alle scuole superiori. Però tipo io l'esperienza che ho avuto, a me è mancata una figura che mi dicesse sì, vai lì, non andare lì, sei sicura che ti piace quello. Quindi collegandomi al discorso che facevamo prima, riuscite a farlo senza, se questo progetto non si fa più cosa farete? Secondo me non è così scontato il fatto che noi continueremo a farlo, anche se non ci sono più gli educatori e tutto, perché noi abbiamo bisogno di essere educati a questo progetto. Noi non andiamo lì e raccontiamo così la nostra esperienza o andiamo lì senza preparazione. Noi abbiamo una preparazione che serve a noi, ma serve soprattutto al ragazzo, perché tramite noi gli troviamo un modo per raccontargli quello che abbiamo fatto. Quindi servono molto queste cose. E senza sarebbe diverso, e su questo ne sono convinto. Starts today.